Bentornati, un nuovo appuntamento live. Ci siamo con Facciamo Finta che Sentiero di Atlante. Bentornato Nicola, come stai? Tutto bene, buonasera, ciao Gianluca e bentornati al Sentiero di Atlantide. Un saluto a tutti. Un nuovo appuntamento in diretta, voglio anche ringraziare, visto che per chi ci segue live, con ringraziare tutti i partecipanti all'evento dell'11 a Torino, che è stato un altro grande successo, un'altra grande dimostrazione d'affetto e partecipazione di pubblico. Rimanete con noi fino alla fine, sveleremo la città in cui fra 2 settimane, il 25 di giugno, ci rincontreremo per il secondo appuntamento live con Nicola, e quindi andremo a ripercorrere un po' la tematica e le modalità di partecipazione insieme. Ma ne parleremo alla fine. Un abbraccio ai fedelissimi, ai veterani, a chi ci segue dalla prima ora, ai nuovi arrivati, gli abbonati. Un grazie gigante agli abbonati e ai sostenitori su più parti, PayPal, Bonifico, PostePay. Qualunque modo è ben accetto e vi ringraziamo di tutto ciò. E quest'oggi, Nicola, di che cosa parleremo? Oggi di tante cose. Oggi io vorrei fare una riflessione, al di là dell'argomento effettivo di stasera, che è nuovamente la grande piramide di Giza. Torneremo a parlare della piramide, per tanti motivi. Ma al di là di questo, il vero protagonista della serata è l'oggetto di una riflessione. Il filtro alla conoscenza. Avete presente, no, cos'è un filtro? Un filtro è qualcosa che filtra, un qualcosa che separa e che impedisce a buona parte di una sostanza di passare. Ebbene, oggi rileggevo un libro dopo diversi anni, uno dei libri più belli che effettivamente che io abbia mai letto. E così non mi accusano di pubblicizzare solo i miei, perché questo non è mio e non l'ho stampato io, ma è un bellissimo libro di Douglas Kenyon. Chi è Douglas Kenyon? Douglas Kenyon è un bravissimo storico giornalista, direttore di una delle più importanti riviste al mondo di archeologia misteriosa, o di archeologia alternativa, potremmo dire, Atlantis Rising. E Douglas Kenyon ha scritto molti libri, ha scritto molti articoli in vita sua, chiaramente continua a farlo, ma c'è un libro suo che è stato pubblicato alcuni anni fa dalla Macro Edizioni, che è La storia proibita. È veramente fantastico. È un libro curato da Douglas Kenyon che raccoglie molti articoli usciti sulla sua rivista Atlantis Rising, articoli di alcuni fra i più grandi studiosi del settore, e che vertono tutti su un tema, sul filtro della conoscenza, quel filtro che le elite di potere, servendosi dei paradigmi, paradigmi scientifici, paradigmi accademici, fanno calare fra noi e l'autentica conoscenza, impedendo a tutta una serie di informazioni, tutta una serie di scoperte, anche molto importanti, che potrebbero cambiare la storia, di filtrare, di arrivare alla pubblica conoscenza, al pubblico dominio. E questo perché? Perché il sistema difende se stesso e certe elite di potere che da millenni, e poi sono sempre le stesse, che da millenni governano questo mondo, hanno tutto l'interesse e la volontà di tenere questa povera umanità nell'ignoranza, nell'ignoranza più abissale, non permettendo l'acquisizione non solo della verità storica, non solo della storia delle nostre origini, non solo della natura del nostro DNA, ma anche di tante scoperte scientifiche rivoluzionarie che potrebbero cambiare la vita di tutti i giorni, la nostra vita in meglio. Ci sono infatti tante tecnologie soppresse. Oggi ci vogliono propinare l'auto elettrica, che già è un fallimento,
Ma l'auto elettrica in realtà è un brevetto dei primi del Novecento, già la Ford lo aveva brevettato e messa in produzione, addirittura prima della Prima Guerra Mondiale. Io ho visto dei filmati risalenti al 1914 di signore che se ne andavano in giro per città americane con monopattini elettrici, esattamente identici a quelli che si sono tirati fuori un paio d'anni fa. Uguali, con la stessa tecnologia, con lo stesso tipo di batterie, anzi esteticamente forse un po' più belli. Quindi anche le tecnologie vengono filtrate affinché le persone utilizzino soltanto quelle che il sistema vuole. E quando il sistema decide che qualcosa possa andare in mano alla popolazione, è già un qualche cosa di obsoleto, è già un qualche cosa che serve soltanto per la speculazione economica. Se cambierà, come spero, il paradigma, se ci sarà un cambio veramente ai vertici, come tanti indizi fanno pensare, ci sarà sicuramente anche un grande rilascio di tecnologie soppresse, e ci sarà anche e soprattutto, e questo sarà scioccante per molti, un grande rilascio di informazioni sulla verità storica. Una verità che fa paura, che fa veramente paura. Il senso di questa trasmissione non è quello di insegnare alcunché. Io non ho mai avuto la pretesa di, anche se lo faccio di lavoro, ma di insegnare, ma non ho mai avuto la pretesa di imporre le mie idee o di imporre concetti, nozioni, informazioni in maniera acritica. Io cerco esclusivamente di lanciare degli input e di far riflettere i nostri ascoltatori, di portarli a unire i famosi puntini. Lo stesso Socrate, ricordiamocelo molto bene, maestro di Platone, anche lui affermava di non voler insegnare niente. Lui utilizzava la maieutica per far partorire alle persone che lo ascoltavano da dentro loro stesse la verità, perché spesso la verità è in noi. Molto spesso noi abbiamo già, attraverso quel meraviglioso dono dell'intuizione, abbiamo già un'idea della verità, di quanto estesa sia la Matrix in cui ci troviamo, di quante cose ci nascondano, di come effettivamente gira il mondo. Ma spesso non colleghiamo i puntini. E la maieutica, che poi deriva dalla parola greca maieutiche, che significa ostetricia, serve proprio per far partorire da dentro di noi l'intuizione che ci porta alla scoperta della verità. L'intuizione, secondo Parmenide, era estremamente importante, era uno dei più importanti doni dell'essere umano. L'intuizione è quella scintilla divina che abbiamo dentro, che fa sì che una certa voce interiore ci chiami e ci dica: guarda, non prendere quella strada, prendi quell'altra. Guarda, quello che stai cercando è lì. Bisogna imparare ad ascoltare questa voce. Tanti non la considerano, ma io tutte le volte che non ho dato ascolto a questa voce interiore mi sono cacciato nei guai. Invece le poche volte che l'ho ascoltata è stato veramente gratificante. E ho imparato allora ad ascoltarla. E per quello, ora, scusate questa parentesi un po' eccessiva, però io volevo proprio farvi riflettere sul filtro della conoscenza, che gli articoli che ha curato Douglas Kenyon, che ha raccolto in quel bellissimo libro che vi ho mostrato prima, sono tutti accomunati da questo concetto. In questo libro si parla di piramidi, si parla di tecnologie antiche soppresse, si parla di catastrofi, si parla di grandi reset. Ne abbiamo già parlato, ne riparleremo anche stasera, è inevitabile, perché parlando della grande piramide torneremo a parlare anche del cosiddetto diluvio e torneremo a parlare anche di un personaggio del quale tempo fa
in una puntata vecchia della nostra trasmissione vi ho già accennato, ma naturalmente non vi ho detto tutto. È il califfo Al-Ma'mun. Perché? Perché ne parlerò stasera? Perché proprio questa settimana è uscita l'edizione cartacea di un mio libro a lui dedicato. Era già uscita in versione ebook il mese scorso, e di solito le faccio uscire insieme, invece l'edizione cartacea ho avuto modo di impaginarla soltanto la scorsa settimana, e questa settimana è uscita. Al-Ma'mun, un grande iniziato pitagorico alla guida dell'Islam. È un titolo che può scandalizzare molti, ma è un titolo anche che deve far riflettere. Oggi c'è un grande gap culturale fra la cultura cosiddetta occidentale e la cultura islamica. Non c'è spesso comunicazione. Sì, c'è la barriera linguistica. La cultura islamica è principalmente, per un buon 70%, chiaramente poi ci sono anche altre lingue in quella grande galassia che è l'Islam, e c'è il Farsi in Iran, per esempio, ci sono tantissime altre lingue in Asia, ma fondamentalmente la lingua araba è legata alla tradizione islamica, sia perché è la lingua in cui è stato scritto il Corano e tante altre opere importanti. E la lingua araba per gli occidentali è sempre stata arabo, nel senso, scusatemi gioco di parole, ma è sempre stato un qualcosa di inavvicinabile, di inaccessibile. E questo ha fatto sì che effettivamente si creasse un fossato culturale che ha generato spesso e volentieri anche tante incomprensioni. Eppure dobbiamo dare atto a grandi protagonisti della stagione aurea dell'Islam del VII, VIII, IX secolo d.C. di aver salvato la filosofia greca, che sarebbe andata irrimediabilmente perduta. Pensate solo questo. Io stasera vi tornerò a riparlare di Al-Ma'mun in rapporto anche alla Grande Piramide, poi faremo dei voli quantici perché parleremo anche della piramide come centrale elettrica, che è una teoria molto affascinante, che poi non si discosta molto da quello che Al-Ma'mun credeva di trovare all'interno di questo maestoso edificio. Ma lui era un contemporaneo di Carlo Magno. Spesso molti ascoltatori mi chiedono se ho letto i libri di Anatoly Fomenko. È una delle domande che ricorre più spesso nella chat. Ora, premesso che io la chat non la vedo durante la diretta, quindi non mi si può accusare di non voler rispondere a determinate domande. Io me la riguardo dopo, quando mi vado a volte a rivedere la puntata registrata, allora mi vedo la chat, ma durante la diretta non ho modo di vederla. Ma molti mi chiedono, ma cosa ne pensi di Anatoly Fomenko? Io ho letto i suoi libri, per carità, ma come storico devo dire di non condividere buona parte di quanto da lui teorizzato, solo per il semplice fatto che lui sostiene che alcuni secoli, in particolare i secoli dal VII dopo Cristo fino al X e XI, non sarebbero neanche esistiti. Lui sostiene che sarebbero stati inventati per coprire altro. E non è esattamente così. La storia è piena di inganni, lo sappiamo. La storia è piena di cover-up, è piena di distorsioni, anche perché la storia viene sempre scritta dai vincitori. Ma con tutta la buona volontà, cancellare addirittura alcuni secoli o sostenere che non siano mai esistiti, quando quei secoli ci hanno lasciato decine di migliaia di documenti scritti, oltre che testimonianze architettoniche, testimonianze letterarie,
testimonianze artistiche. È puro delirio, scusate. E secondo Anatoly Fomenko non sarebbe esistito neanche Carlo Magno, non sarebbe esistito neanche il califfo Al-Mamun, il personaggio di cui parliamo stasera. Cioè, ora chiudo la parentesi Fomenko, ma era solo per dirvi che stiamo bene attenti a tutte le teorie. Io sono di larghe vedute, lo sapete, io sono aperto a tutte le teorie, ma non mi venite a dire che il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo secolo d.C. non sono esistiti, perché li studio da anni, ne studio da anni le testimonianze, insomma. Ma veniamo al tema di stasera, non vi voglio tediare con queste riflessioni. Già vi si prepara un nome difficile, Abu Ja'far al-Abbas al-Ma'un Abdallah bin Harun al-Rashid. Questo era il suo nome completo. Lui nacque a Baghdad, nella favolosa Baghdad, sappiamo anche la data di nascita, il 13 di settembre del 786. Lui era veramente contemporaneo di Carlo Magno, se pensiamo che Carlo Magno poi venne incoronato ad Aquisgrana la notte di Natale dell'anno 800. Al-Ma'mun divenne califfo nell'813. Ma lui da dove veniva? Qual era la sua estrazione? Lui era figlio di Harun al-Rashid, settimo califfo della dinastia Abbaside, una dinastia islamica che resse le sorti della Umma, della comunità dei fedeli e dell'intero califfato islamico dal 750 fino al 1258. Tempo dell'invasione mongola, e poi resse parte del mondo arabo, soltanto una parte, fra il 1261 e il 1517. Ma è la prima parte che ci interessa, è l'epoca della dinastia Abbaside, perché fu un'epoca di incredibile splendore, di incredibile fermento culturale. Io ho scritto volentieri questo libro, un libro snello, sono poco più di 100 pagine, dove ho voluto focalizzare l'attenzione sull'aspetto culturale di questo personaggio, sull'aspetto culturale, iniziatico e anche esoterico, se vogliamo, e vedremo perché. Ora non vi sto a ripercorrere tutta la storia della dinastia Abbaside, che è comunque molto interessante e molto particolare. E non vi sto a ripercorrere, perché tanto è poi tutto nel libro, per chi vuole approfondire, le vicende che hanno portato Al-Ma'mun sul trono. Perché lui era il secondo genito del califfo Harun al-Rashid, che fra l'altro è stato reso celebre perché lui è uno dei protagonisti di quella raccolta di novelle chiamata Le Mille e Una Notte. Lui è famoso perché appunto è stato ricordato da questa grande opera letteraria. Ma anche Harun al-Rashid era un grandissimo erudito, un grandissimo amante della cultura, della filosofia, delle scienze, era un grande mecenate. Era un uomo spietato, Era un uomo che non esitava a eliminare i propri nemici, infatti il suo regno è costellato da varie vendette, rappresaglie, esecuzioni, perché era molto inflessibile nei confronti dei propri nemici, ma era uno dei più grandi mecenati della storia. Lui infatti fondò a Baghdad una delle più importanti istituzioni culturali del mondo antico, la Bayat al-Hikma, la Casa della Sapienza, che non era una semplice biblioteca, era un universo dentro la stessa città di Baghdad, era un ospedale dove venivano curati malati e feriti. Era un centro culturale dove avvenivano rappresentazioni teatrali, dove venivano lette opere letterarie.
Era un'immensa biblioteca dove vennero raccolti oltre 2 milioni di volumi, provenienti dal Mediterraneo, dall'Impero Bizantino, dall'India, dalla Persia, dalla Cina. Ed era una grande università, una delle prime università del mondo arabo e una delle più grandi università del Medioevo. Ebbene, dopo la morte di Harun al-Rashid ci fu per anni una disputa fra i due fratelli, al-Mamun, che era il secondogenito, e al-Amin, che era l'erede designato. Questo portò anche a degli scontri militari e alla fine la spuntò al-Mamun per tutta una serie di ragioni e si ritrovò a venire incoronato califfo a Baghdad nell'813, quindi 13 anni dopo l'incoronazione di Carlo Magno, con cui fra l'altro fu spesso in corrispondenza e con cui anche si incontrò. Ma merita una riflessione quello che fu effettivamente il mondo arabo all'epoca quando era guidato dal califfato abbaside. Il mondo arabo divenne in maniera meravigliosa un centro intellettuale di primaria importanza a livello mondiale per le scienze, la filosofia, la medicina, l'astrologia, l'astronomia, la matematica, l'alchimia e la letteratura. A quei tempi c'erano personaggi come Ibn Rushd, conosciuto in Occidente come Averroè, oppure Ibn Sina, meglio conosciuto come Avicenna. Loro sono importantissimi perché furono fra i maggiori artefici del salvataggio di tutte le opere filosofiche di Aristotele e Platone e di molti altri filosofi platonici, perché loro le trascrissero in arabo. Loro presero i manoscritti greci, conservati in tutti i territori dell'impero bizantino, li acquisirono, li tradussero e permisero la circolazione, la veicolazione della filosofia ellenica all'interno del mondo arabo. Era sempre il periodo in cui vi erano personaggi come Al-Kindi, Al-Farabi, che riuscirono anche loro a combinare l'aristotelismo, il platonismo e il neoplatonismo, sia con la dottrina islamica che con l'ermetismo, dando vita praticamente a una stagione intellettuale irripetibile. E successe ancora di più sotto il califfato di al-Mamun. Eppure questo personaggio così straordinario viene ricordato quasi esclusivamente in vari libri. Addirittura c'è un grandissimo esoterista canadese di cui di recente ho pubblicato alcune opere, Mally Palmer Hall. Mally Palmer Hall pubblicò nel 1927 un'opera monumentale, Secret Teachings of All the Ages, insegnamenti segreti di ogni epoca, di tutte le epoche. E in quest'opera lui ha dedicato un intero capitolo ai misteri e ai segreti della piramide. Chiaramente si parla della grande piramide di Giza, della piramide di Cheope. Eppure anche una persona illuminata, una persona di cultura, una persona di profonda saggezza come Mally Palmer Hall, liquida sbrigativamente il califfo al-Mamun come un vile saccheggiatore, quasi come un profanatore di tombe. Perché? Perché al-Mamun è passato alla storia per essere il primo uomo in tempi moderni, fra virgolette, ad essere entrato nella grande piramide. Nell'antichità c'entravano, ci sono cronache, ci sono descrizioni, anche al tempo di Erodoto sapevano benissimo dov'era l'ingresso e sapevano come entrarvi. Ma poi c'è stata
la fine dell'impero romano, c'è stata la perdita dell'Egitto da parte dell'impero bizantino, che si è consumata attorno al 700 d.C. L'Egitto entrò nell'orbita del califfato islamico. E le piramidi divennero leggenda. Si era persa la cognizione dei geroglifici, cognizione che in realtà era rimasta presso certe elite, ma molto minoritarie. E sulle piramidi veniva spesso favoleggiato, veniva scritto tutto e il contrario di tutto. Anche se, di questo ne parleremo poi nel dettaglio, perché sto raccogliendo da tempo tante informazioni relative alle piramidi della Piana di Giza provenienti dall'antica letteratura araba. E effettivamente ci sono degli autori arabi, sia precedenti che contemporanei che successivi ad al-Ma'mun, che hanno raccolto antiche cronache copte dell'Egitto copto e le hanno tradotte in arabo e le hanno trasmesse all'interno di loro opere. E tutte queste cronache confermano più o meno la stessa cosa, che la grande piramide, insieme alle sue due sorelle, insomma, quella, sia la piramide attribuita a Cheope, che quella attribuita a Chefren, che quella più piccola attribuita a Micerino, sarebbero in realtà prodotto della tecnologia, dell'ingegneria e della grande conoscenza edilizia, oltre che matematica, di una grande civiltà precedente. Una civiltà precedente a quello che viene chiamato nei testi antichi il diluvio, quella grande catastrofe che avrebbe cambiato per sempre le sorti dell'umanità. E queste cronache effettivamente collimano in un punto. Sono tante cronache diverse, scritte in epoche diverse, che sono state tutte raccolte da questi autori arabo-egiziani fra il 700 e l'800 d.C., in questi due secoli. Ci dicono questo, che un mitico faraone antediluviano, che viene spesso chiamato Saurid o con un nome simile, fece un sogno. Sognò la grande catastrofe, sognò il grande disastro che sarebbe arrivato, che si stava avvicinando. E allora avrebbe voluto edificare un qualche cosa di duraturo, un qualche cosa di inattaccabile, degli edifici particolarmente solidi e inattaccabili, indistruttibili, capaci di sfidare i millenni, in cui nascondere e riporre la cultura, tutto lo scibile umano, tutti i segreti e le cognizioni tecniche, scientifiche, anche umane, della sua civiltà. Ora, che sia vero o no, chiaramente queste sono leggende. Poi noi possiamo, attraverso il nostro vaglio critico, attraverso prove oggettive, cercare di confermarle. Ebbene, lui fece questo sogno e dette vita a questi immensi cantieri e avrebbe fatto nascondere in questi edifici determinati archivi, determinate biblioteche, oltre a oggetti di straordinaria importanza, oggetti di natura tecnologica. E perché al-Ma'mun viene definito un vile saccheggiatore, un cacciatore di tesori? Lui era già califfo da diversi anni. Fra l'altro non aveva certo bisogno di cacciare tesori, perché a quei livelli aveva una ricchezza esorbitante. Lui, potremmo dire, che nuotasse nell'oro, letteralmente. Quindi non è che aveva bisogno di andarsene in Egitto a cercare
a sprecare tempo e fatica per cercare i magnifici tesori. Lui organizzò invece una missione, una vera e propria missione archeologica nella piana di Giza. Il suo obiettivo era entrare nella Grande Piramide, di cui si era perso l'accesso. E ci riuscì. I turisti oggi, questo già l'ho detto, però ripetiamolo, non si sa mai, ripetita Juvent, i turisti, se molti che ci ascoltano magari sono stati in Egitto e hanno avuto modo di entrare in quel meraviglioso edificio, impressionante edificio che è la piramide attribuita a Cheope, entrano dal tunnel di Al-Ma'mun, non entrano dall'ingresso effettivo, dall'ingresso originale. Al-Ma'mun però sbagliò di pochi metri, perché l'ingresso autentico della piramide è una decina di metri al di sopra di dove lui aprì quel varco. Quindi lui indovinò la faccia giusta. Aveva quattro possibilità, no? Avrebbe potuto scavare da tutt'altra parte. Invece no, lui sapeva benissimo su quale lato della piramide vi era l'ingresso e sbagliò soltanto di pochi metri e fece scavare nella roccia un tunnel dai suoi operai. Un tunnel piuttosto profondo. Loro addirittura si aprirono la strada con sostanze chimiche, fra cui anche un derivato dell'aceto che ammorbidiva la pietra. Poi, attraverso dei fuochi e degli incendi, riuscivano a disgregarla e a farsi strada, rimuovendola. E dopo che arrivarono a scavare in profondità per oltre 30 metri, guarda caso, sbucarono nella grande galleria della piramide di Cheope. Mally Palmer Hall, che ho nominato prima, questo grandissimo esoterista e libero muratore canadese, poi naturalizzato statunitense, lui, dicevo prima, no, che liquida Al-Ma'mun in un capitolo del suo libro come un cacciatore di tesori, addirittura dice, poi guardate, a certo punto, siccome gli operai rimasero delusi perché non avevano trovato oro all'interno, lui li ingannò e li fece seppellire delle monete d'oro all'esterno della piramide, disse agli operai dove scavare e gliele fece trovare. Ma lui non li ingannò, lui voleva gratificarli. E oltre ad essere pagati, perché questi non erano degli schiavi, questi chiaramente erano degli operai che lavoravano al suo servizio e che ricevevano una giusta paga, ma lui volle comunque gratificarli portandosi da Baghdad un discreto quantitativo d'oro, facendolo seppellire nottetempo in un punto particolare all'esterno della piramide e poi dicendo ai propri operai di aver appreso attraverso un'antica mappa dove vi sarebbe stato un tesoro, glielo fece trovare, questi contentissimi poi se lo spartirono. Fu un modo per gratificare il loro lavoro. Ma lui non è che arrivò in Egitto così, né per saccheggiare la piramide, né perché era un vile cacciatore di tesori. Lui arrivò in Egitto con l'obiettivo di entrare nella piramide perché molto probabilmente riteneva di sapere che cosa avrebbe trovato, o quantomeno riteneva di trovarvi degli archivi o dei documenti segreti appartenenti a una precedente civiltà. Lui ne era fermamente convinto perché, come dimostro nel mio libro, lui sì, era il califfo alla guida dell'Islam, era formalmente la più grande autorità politica e religiosa del mondo islamico. Ma lui parallelamente era uno dei più grandi iniziati dell'ordine pitagorico. L'ordine pitagorico è una di quelle società segrete che da molto tempo esercitano influenza sui destini del mondo e dell'umanità.
Io le ho parlato spesso perché ho fatto sull'ordine pitagorico tante ricerche, soprattutto sull'influenza che ha avuto durante l'umanesimo e il Rinascimento. Personaggi come Leon Battista Alberti, personaggi come Piero della Francesca appartenevano all'ordine pitagorico, personaggi come Amerigo Vespucci, personaggi come Pier Vettori, Donato Acciaioli. La stessa Accademia dei Lincei è stata fondata da un gran maestro dell'ordine pitagorico. Insomma, loro hanno segnato, né bene o nel male, la storia d'Italia. Ne faceva parte Niccolò Machiavelli e tanti tanti altri. Ma pochi però sanno che esiste una storia dettagliata e minuziosa di questo ordine segreto, che è stata scritta e data alle stampe da un grande iniziato francese, Jean-Marie Ragon. Jean-Marie Ragon, nato in Francia, poi morto negli Stati Uniti attorno al 1860, è stato uno dei più grandi protagonisti della massoneria a livello mondiale a cavallo fra il 7 e l'800. Era un iniziato eleusino, fra l'altro molto vicino all'ordine pitagorico, probabilmente affiliato anche all'ordine pitagorico. Era un personaggio che sapeva tanto. E lui ha scritto, sotto forma di un lungo articolo, molto lungo, un articolo che occupò quasi interamente il numero di una rivista che era Monde Massonique, una rivista massonica francese. Questo articolo venne pubblicato nel 1857 e riporta tutta la storia segreta dell'ordine pitagorico. Io lo pubblicherò a breve con un mio saggio introduttivo perché è sorprendente. E alcuni storici hanno esaminato negli ultimi anni questo studio, questa cronaca, diciamo, di Portateci da Ragon, e hanno trovato piena corrispondenza per quanto riguarda i nomi dei personaggi elencati e i fatti, i luoghi. Lui ci descrive tutta la storia segreta dell'ordine pitagorico dal tempo dell'editto di Tessalonica, quando vennero messi fuori legge definitivamente tutti i culti non cristiani e anche tutte le società iniziatiche non cristiane, fino ad arrivare ai suoi tempi, quindi alla metà dell'Ottocento. Ci descrive, ci narra come le guide di quest'ordine entrarono in clandestinità, come continuarono in clandestinità le pratiche iniziatiche, addirittura nei sotterranei di alcuni templi in Grecia, nei pressi di Atene. Ci narra la storia dell'ordine a Costantinopoli, ci narra di come alcuni gran maestri dell'ordine siano stati addirittura dei vescovi formalmente cristiani, come l'ordine si sia infiltrato spesso all'interno della Chiesa, fino ad arrivare poi alla storia piuttosto nota, di cui abbiamo già parlato in altre puntate, il Concilio di Firenze del 1439, l'arrivo a Firenze di Giorgio Gemisto Pretone, che fu uno dei più importanti gran maestri di quest'ordine. E il fatto che da Platone in poi, per quasi 200 anni, la cabina di regia dell'ordine pitagorico si sia stabilita a Firenze. Infatti furono fiorentini o comunque toscani diversi dei gran maestri successivi. E l'ordine poi, al tempo della Controriforma, quindi siamo già nel 1600 inoltrato, decise poi di, pur rimanendo in Italia, pur rimanendo in Grecia, pur rimanendo in Oriente, perché aveva diverse diramazioni, decise come cabina di regia, come vertici, di trasferirsi in Inghilterra, dove addirittura avrebbe dato vita alle opere firmate William Shakespeare. In realtà gli autori delle opere attribuite a William Shakespeare sarebbero tutti personaggi affiliati all'ordine pitagorico, fra cui Francis Bacon, personaggi che tante cose le sapevano, quindi.
Ebbene, Al-Ma'mun ci viene descritto da Jean-Marie Ragol come uno dei più alti esponenti del ramo orientale dell'ordine pitagorico, della filiazione orientale. E ci narra Ragol che addirittura ad Al-Ma'mun venne proposto il titolo di Gran Maestro dell'Ordine, titolo che lui, che già era califfo, rifiutò perché non si sentiva degno di assumerlo, non si sentiva degno di rivestire tale importante carica. Fatto sta che lui comunque, pur non accettando la carica di Gran Maestro dell'Ordine Pitagorico, agì sempre al servizio dei dettami dell'ordine, perché aveva un progetto molto molto particolare. Ora, i pitagorici hanno sempre cercato, nel bene e nel male, di manipolare e di influenzare la politica. Il loro obiettivo, infatti molto utopistico, è sempre stato quello di creare il governo perfetto, un po' la Repubblica di Platone. Non a caso certe opere utopistiche della letteratura sono riconducibili ad autori pitagorici. Parliamo per esempio della Nuova Atlantide di Bacon. È evidente l'impronta pitagorica in questo testo, perché loro hanno sempre cercato di plasmare la società cercando il buon governo, la perfezione, chiaramente secondo i loro dettami, secondo la loro dottrina, secondo la loro filosofia. E Al-Ma'mun prese molto seriamente questa missione, perché lui riuscì effettivamente nel giro di pochi anni, perché poi lui stette in carica 20 anni. Lui morì nell'833. Lui stette in carica come califfo soltanto 20 anni, eppure riuscì a fare della Baghdad di allora il più grande polo culturale del mondo. In un periodo, questo l'abbiamo già detto, ma anche questo è bene ricordarlo, in un periodo in cui la Biblioteca del Vaticano conservava ufficialmente poco più di 800 libri, la Bayat al-Hikma di Baghdad ne aveva oltre 2 milioni. 2 milioni contro 800, insomma, c'è un bel abisso. Ma lui fece anche molto di più. C'è un episodio, poi torniamo a parlare della piramide, ma ci tenevo a narrarvi questo fatto. Come operò per pianificare la conquista da parte pitagorica della cultura nel mondo islamico, riuscendovi in buona parte? Lui operò in questo senso. C'è un episodio che non viene narrato da Jean-Marie Ragon, ma che lo riporta lo studioso della massoneria inglese Tobias Churton. Lui ha scritto un libro sulle origini esoteriche della massoneria. In questo libro, pubblicato dalla Newton Compton, lui riporta un episodio quasi leggendario. Al-Ma'mun, durante uno dei suoi viaggi, una delle sue campagne militari, perché era anche un condottiero, e un giorno passò da Harran, una città molto importante, che fra l'altro si lega molto a quell'organizzazione menzionata nell'Altra Europa di Paolo Rumor. È uno dei centri di potere della struttura, se è vero quello che sostiene l'Altra Europa, insieme a Nisibis. Lui passò da Harran e fu incuriosito dal particolare abbigliamento di alcuni personaggi che incontrò per la strada. E li avrebbe fermati, qualificandosi,
signori, io sono il califfo dell'Islam, buongiorno, cioè voi chi siete? E questi si consultarono e gli risposero: noi siamo gli abitanti di Harran. Ah, molto bene. E li chiese poi, gli fece tutta una serie, una specie di interrogatorio. Voi appartenete ai popoli del libro? I popoli del libro, no, si intende per tali cristiani, musulmani e gli ebrei. Infatti, per la dottrina islamica, chi appartiene al novero dei popoli del libro non può essere perseguitato e, almeno formalmente, degno di considerazione e di rispetto. Gli chiese: voi appartenete ai popoli del libro? Loro si consultarono, ma gli dettero delle risposte molto evasive. Alla fine gli dissero: sì. Lui non era convinto. Bene, e allora qual è il vostro profeta? Il nosto profeta è Ermete Trismegisto, gli risposero. Ah, allora voi siete pagani, gli disse provocatoriamente, e allora è lecito far scorrere il vostro sangue. Io sono in partenza per una campagna militare. Al mio ritorno ripasserò di qui. Mi dovrete dimostrare che siete appartenenti a uno dei popoli del libro e che avete un profeta di riferimento. Questa chiaramente è una favoletta messa in giro dallo stesso Al-Ma'mun o dal suo entourage. Per giustificare che cosa? Per giustificare il fatto che questa comunità di ermetisti che viveva nella città di Harran, che erano seguaci delle dottrine ermetiche, per giustificare il fatto che loro ricevettero in mano tutte le redini della cultura del califfato. Cosa molto strana, eh? Ma Al-Ma'mun, per poter fare questo passo, chiaramente riconosceva e sapeva a chi si stava rivolgendo, e architettò un piano. Il Corano, in un versetto, parla dei Sabei, menzionandoli fra i popoli del libro, in riferimento chiaramente alla regina di Saba. Probabilmente si riferiva il Corano a quelle popolazioni dello Yemen, dell'antico Yemen, esistenti al tempo del profeta. Ma al tempo di Al-Ma'mun, ben pochi, soprattutto nell'Iraq, sapevano chi fossero questi Sabei menzionati dal Corano. Questi abitanti di Harran, questi sacerdoti di Harran, che poi erano dei sacerdoti a tutti gli effetti, acquisirono il nome di Sabei. E indicarono gli Ermetica, il Corpus Hermeticum praticamente di Ermete, quale loro libro sacro, giocando su un fatto che effettivamente Idris, l'equivalente di Enoch nella tradizione islamica, praticamente Enoch, è considerato uno dei profeti, e loro presero come profeta Idris e come profeta anche lo stesso Ermete. Cosa che fra l'altro è stata accettata anche nel cristianesimo, si va di bene. Per molto tempo all'interno della Chiesa si è discusso se considerare la figura di Ermete Trismegisto fra i profeti. Oggi può sembrare strana questa cosa. Eppure è stata tale e tanta l'influenza della cultura ermetica nell'alto Medioevo che la Chiesa stessa è sempre dovuta scendere a patti con questa tradizione che era molto influente. Quindi, insomma, questi abitanti di Harran, questi ermetici, si trasformarono in Sabei, che nessuno più capiva chi erano e cosa praticassero,
popolo del libro, protetto e tutelato, il cui profeta è Ermete Trismegisto, il cui testo sacro sono di Ermetica, e loro presero in mano nel giro di pochi anni tutta la cultura del califfato. In particolare grazie a un personaggio straordinario come Thabit ibn Qurra, un autore che apparteneva a questo contesto, che addirittura nella Baghdad del califfato, per dirvi com'era tollerante la cultura al tempo di Al-Ma'mun, questo faceva comizi nelle piazze, faceva proclami palesemente pagani, fra virgolette, riallacciandosi agli antichi culti misterici, riallacciandosi alle divinità dell'antica Grecia, e alle divinità dell'antico Egitto, attaccando il monoteismo, e glielo lasciavano fare. Non ha mai fatto mistero della propria appartenenza culturale e religiosa Thabit ibn Qurra, e è stato autore di oltre 100 fra libri e trattati, nessuno dei quali è mai stato pubblicato in italiano. Forse 3 o 4 sono stati pubblicati in inglese. Vedete, quando io dico che c'è un gap culturale fra l'immensa letteratura islamica di quegli anni, ci sono dei libri scientifici talmente importanti, con rivoluzionarie scoperte di astronomia, ci sono dei trattati di geografia che dimostrano perfettamente la conoscenza della latitudine, della longitudine, di tutta la cartografia del globo terrestre. Da dove pensate che vengano carte come quella di Piri Reis, anche se quella è stata realizzata qualche secolo dopo? Ci sono delle opere storiche importantissime che ci narrano episodi che non sono neanche menzionati dai testi occidentali. Eppure questo immenso patrimonio culturale è come se appartenesse a un altro mondo, a un altro pianeta, a un'altra dimensione. Ci dovrà essere per forza un interscambio, io punto sempre a favorirlo. Studiate le altre culture, c'è veramente tanto da conoscere. Non vi fossilizzate sulla propria, non vi fossilizzate sulla cultura all'interno del vostro recinto. La cultura indiana, per esempio, è sconfinata e ci parla di decine di millenni di storia precedente. Ci parla di decine di millenni di tecnologia precedente. Ci sono testi come il Vimanika Shastra, addirittura sono trattati di astronautica, che ci descrive il funzionamento, l'uso e la conduzione dei Vimana, di questi velivoli. Solo per farvi un esempio. E quindi nella cultura islamica, nella cultura cinese, nella cultura, come nella cultura merinda, hanno distrutto tutto, purtroppo. E quel poco che non hanno distrutto se lo sono tenuto per sé in ambito ecclesiastico, anche lì c'era un intero mondo. Quindi cercate veramente di uscire dai vostri recinti culturali, perché il mondo è molto più vasto di quanto possiate immaginare, soprattutto dal punto di vista culturale. E la piramide. Al-Ma'mun entrò nella piramide, sì. Le cronache del tempo ufficialmente non parlano del ritrovamento di tesori. Ci sono però delle cronache a lui contemporanee che gli attribuiscono il ritrovamento, questo l'ho già detto in una delle scorse puntate, di alcuni oggetti prodigiosi, tipo oggetti di un vetro che si piegava a toccarlo, qualcosa forse di simile al plexiglass o alla plastica, e statue di metallo semoventi, praticamente degli automi, sia di rappresentanti figure umane che animali. Chiaramente non c'è una sola conferma però al ritrovamento di documenti.
si è molto favoleggiato su camere nascoste nella piramide di Cheope, effettivamente sono state individuate già da tempo. Nella grande piramide ci sono molte altre camere che sono state individuate con i sonar. Hanno trovato una galleria parallela alla grande galleria, estesa allo stesso modo, che molto probabilmente conduce ad altre camere. E hanno trovato individuato varie altre cavità, anche molto grandi. Non c'è la volontà. Tutto quello che effettivamente in Egitto è stato trovato viene filtrato. Questo maledetto filtro della conoscenza che menzionavo all'inizio. Tutto passa attraverso questo filtro. Perché viene deciso a tavolino che cosa può diventare di pubblico dominio e cosa no. Si parla tanto della Sfinge, è stata rivoluzionaria la scoperta che ormai sta dilagando in tutto il mondo, non è più contenibile, no? Che la Sfinge sia precedente all'Egitto dinastico. Per me significa scoprire l'acqua calda, parliamoci chiaro, ma per gli archeologi ufficiali che continuano a dire imperterriti, schiavi e servi dei loro paradigmi, che la Sfinge risale al 2500 a.C., quando quel monumento è dimostrato ormai dalla geologia, ma non soltanto dai risultati di shock, ma dalle analisi confrontate di una decina di altri geologi di fama mondiale, è stato dimostrato che l'intero corpo della Sfinge è stato eroso da millenni di piogge tropicali. Lo stesso recinto della Sfinge, perché la Sfinge è un monoblocco, è un monumento scolpito nella roccia e lo hanno scolpito scavando una collina rocciosa. E la Sfinge si trova all'interno di un fossato che negli ultimi millenni è stato quasi sempre colmo di sabbia. Se guardiamo delle fotografie della Sfinge di fine 800, vediamo che è sepolta nella sabbia fino al collo, emergeva solo la testa. Così è sempre stato negli ultimi millenni. Perché? Perché se non c'è manutenzione e pulizia di quel recinto, basta una singola tempesta di sabbia per ricoprire completamente l'intero fossato e l'intero monumento della Sfinge. Quindi immaginatevi millenni di storia in cui la Sfinge è sempre stata protetta dalla sabbia. Quindi non regge la teoria degli archeologi ufficiali che sostengono che la Sfinge sia stata erosa dalle tempeste di sabbia. Semmai la sabbia l'ha protetta. La Sfinge è stata erosa precedentemente in un'epoca in cui il clima dell'Egitto era completamente diverso. E quando era diverso il clima dell'Egitto? Prima del 5000 a.C. La Sfinge molto probabilmente è un monumento della civiltà atlantidea, risale molto probabilmente alla prima del 9500 a.C. Come a quell'epoca sono da far risalire le tre piramidi della Piana di Giza e diversi altri monumenti dell'area, come per esempio il Tempio della Sfinge, che fra l'altro è stato costruito con blocchi di roccia estratti da quel fossato da cui la Sfinge è stata costruita. Quel Tempio ha la stessa erosione della Sfinge, sono dei blocchi antichissimi che addirittura in epoca dinastica sono stati restaurati e ricoperti da lamine di granito per proteggerlo. Quindi ci troviamo davanti a un muro di gomma in cui che è stato eretto per negare la conoscenza di questo passato che però certi ordini iniziatici ben conoscevano. Lo stesso libro di Paolo Rumo, L'Alta Europa, ci conferma come questa struttura, questa organizzazione,
che tra l'altro avrebbe arruolato nel corso degli ultimi due secoli moltissimi archeologi. Questa organizzazione ha sempre avuto un interesse marcato per l'Egitto, perché in Egitto affondava una parte delle proprie origini. Loro erano consapevoli di questo e molto probabilmente intendevano ricercare prove del loro passato, prove delle loro origini, per avvalorarle. Per quello si servivano di archeologi per condurre determinate scoperte che poi venivano occultate agli occhi dell'opinione pubblica. Come effettivamente è stato. La piana di Giza è interamente scavata, lì c'è un'intera città sotterranea, che è stata fra l'altro scoperta ed esplorata negli anni 30. Esistono le cronache, esistono le descrizioni di questa esplorazione, ci sono templi sotterranei con statue incredibili, ci sono chilometri di corridoi e di tunnel. Tutto questo è stato esplorato negli anni 30 ed è stato messo poi a tacere. E addirittura oggi le autorità archeologiche dell'Egitto negano l'esistenza di certe strutture. Cioè, quando esistono le cronache degli archeologi degli anni 30, cioè, si fa veramente presto a manipolare il passato, a manipolare il presente, oserei dire. Ma che cos'era questa piramide? Possiamo credere, ipotizzare che le piramidi della piana siano state costruite in un'epoca antidiluviana? Sì, effettivamente gli indizi ci sono. Perché? Perché sono edifici che, a differenza di tutte le piramidi successive attribuite all'epoca dinastica, che sono piene zeppe di iscrizioni, queste non le hanno. Non esiste una sola iscrizione all'interno della grande piramide attribuita a Cheope, tranne quella falsa che è stata messa in uno degli interstizi di granito sopra la camera del re da un colonnello britannico che voleva creare un falso storico, ed è documentato. Non esiste una sola iscrizione, non esiste un solo geroglifico. Né nella piramide attribuita a Cheope, né nella piramide attribuita a Chefren, né nella piramide attribuita a Micerino. Gli egiziani erano dei grafomani, parlo degli egiziani di epoca dinastica, di tutte le dinastie. Loro scolpivano geroglifici ovunque e dipingevano geroglifici ovunque, soprattutto in luoghi adibiti all'uso funerario. Se un edificio, che fosse una piramide o una delle varie tombe, come troviamo nella Valle dei Re, per esempio, tombe scavate in profondità nella roccia, doveva essere appunto una tomba, doveva ospitare le spoglie di un faraone o di un altro dignitario, e non si sprecavano in pitture murali e geroglifici, perché tutto questo aveva un significato religioso. I testi delle piramidi, che è una delle più importanti raccolte di scienza sacra e di teologia dell'antico Egitto, sono testi appunto tratti dalle iscrizioni murali delle piramidi. Loro scrivevano ovunque. In quelle tre piramidi non c'è una sola iscrizione. Tutti gli storici antichi invece ci descrivono l'esterno come coperto da iscrizioni. Infatti queste tre piramidi erano rivestite da una pietra, da un rivestimento di pietre calcaree bianche. Ne abbiamo già parlato anche di questo, ma è molto importante perché lo stesso Erodoto che visitò l'Egitto al suo tempo, e stiamo parlando del IV secolo a.C., ci descrisse nelle sue storie queste piramidi come coperte di iscrizioni che nessuno in Egitto era più in grado di leggere o di tradurre. Al tempo di Erodoto, l'Egitto, se non sbaglio, era sotto la dominazione persiana.
stava per essere conquistato da Alessandro Magno, che avrebbe dato vita poi con questa conquista alla civiltà tolemaica, al regno dei Tolomei. A quell'epoca tutti sapevano leggere il geroglifico in Egitto, tutti, anche i contadini, perché era la lingua. Vabbè, che si usava anche il demotico a livello più popolare, ma i caratteri geroglifici erano leggibili e accessibili a tutto il popolo istruito, perché erano ufficialmente la lingua del paese. Quindi al tempo di Erodoto sostenere che nessuno era più in grado di leggere o di tradurre i testi, quei caratteri misteriosi incisi su queste pietre di rivestimento che poi erano bianche, brillantissime, riflettevano i raggi del sole, con queste pietre hanno costruito buona parte del Città Vecchia del Cairo. Molti mi hanno chiesto spesso: ma è possibile che non sia rimasta una sola di queste pietre con le iscrizioni? Sarebbe veramente da ricercare. Bisognerebbe fare una minuziosa ricerca nella vecchia Cairo, perché con queste pietre di rivestimento, che poi erano grandi circa 2 metri per due, quindi pietre anche molto grandi e molto pesanti, sono state costruite moltissime moschee e molti antichi edifici. Ma queste pietre sono state tagliate per realizzarne pietre più piccole. Molto probabilmente sono state levigate per adattarle per la costruzione. Molto probabilmente non hanno voluto mettere in bella evidenza all'interno di moschee, anche per motivi religiosi, iscrizioni relative ad altre civiltà preislamiche. Questo per un preconcetto religioso. Quindi, secondo me, è probabile, ammesso che siano rimaste delle iscrizioni su alcuni lati delle pietre, che queste pietre siano state adoperate in modo che le iscrizioni non fossero visibili nella parete, ma che magari le iscrizioni fossero dalla parte interna della pietra. Andrebbe fatta una ricerca approfondita. Io purtroppo non ho risposte a riguardo. Però ci sono conferme simili. Per esempio, c'è una cronaca, un'antica cronaca egizia, ci racconta di come il figlio del faraone Chefren, che fra l'altro era un grande appassionato di archeologia, questo rampollo dell'antico Egitto, avrebbe dato ordine in seguito a un sogno di scavare al di sotto di una statua di Osiride, una statua ritenuta molto antica già al suo tempo. Lui regnò attorno al 2500 a.C. E sotto il basamento di questa antica statua di Osiride, narra questa cronaca, tradotta proprio dall'antico egizio, il figlio di Chefren avrebbe rinvenuto una grande lastra di bronzo intarsiata con caratteri d'oro e d'argento, che nessuno però era in grado di leggere. Lui avrebbe coinvolto, ne abbiamo parlato di questo quando abbiamo fatto quella puntata sulla mensa egizia di Torino. Vi ricordate quella grande lastra di bronzo che oggi è conservata nel Museo Egizio di Torino e che ha avuto una storia molto particolare. Hanno sempre cercato di impossessarsene i grandi iniziati, i grandi famiglie regnanti. È un oggetto di potere sostanzialmente. E questa lastra trovata dal figlio di Chefren è sicuramente diversa, però ricorda per certi aspetti la mensa esiaca di Torino, perché anche quella era molto pesante e
e ci viene descritta come intarsiata con caratteri di bronzo e di oro, come la mensa esiaca. Il problema è che nessuno era in grado di leggere e di tradurli. Il figlio di Chefren si rivolse al padre, che poi si rivolse ai sacerdoti più anziani, e soltanto un sacerdote, su oltre 200 convocati, sostenne di poter interpretare questa antica scrittura. Disse che era una scrittura prediluviana, appartenente alla civiltà che aveva preceduto l'Egitto, e sostenne che c'era menzione di un grande cataclisma che aveva annientato questa civiltà. Questa è una cronaca che io già una volta ho citato, poi se qualcuno vuole approfondire vi fornirò anche i dettagli, come reperirla e come leggerla. Probabilmente si trattava degli stessi caratteri, delle stesse iscrizioni che si trovavano forse esternamente sulle tre piramidi di Giza, chi lo sa. Quindi, se non sono state utilizzate ad uso funerario, che funzione possono mai aver avuto quegli edifici? E qui le teorie si sprecano. Ci sono autori che hanno addirittura ipotizzato che fossero delle centrali nucleari. Ora io non... Sì, vabbè, va bene fare finta che, va bene fantasticare, ma addirittura pensare che fossero centrali nucleari, magari non mi spingerei fino a tal punto. Però c'è un autore che secondo me invece può aver centrato il bersaglio. Questo autore è menzionato in quel libro che ho citato poc'anzi. Si tratta di Christopher Dunn. Christopher Dunn, autore di molti libri sull'antico Egitto, lui è un ingegnere e ha ipotizzato che lui non parla di tutte e tre le piramidi, lui si concentra sulla piramide cosiddetta di Cheope, la grande piramide. Ha ipotizzato che potesse essere a tutti gli effetti una sorta di centrale elettrica per la produzione di energia. Ora, effettivamente, lui parte da questo presupposto. Certe tecnologie, certi manufatti dell'antico Egitto, o comunque attribuiti all'antico Egitto, poi non è detto che siano addirittura precedenti, ma alcuni certamente attribuibili all'antico Egitto, all'Egitto dinastico, perché si parla per esempio di sarcofagi con iscrizioni geroglifiche. Alcuni di questi sarcofagi, per esempio, mostrano segni di trapani, di perforazioni con trapani ad ultrasuoni. Secondo un'archeologia ufficiale, nell'antico Egitto non era conosciuto e usato neanche il bronzo. Quindi figuriamoci il ferro. E avrebbero utilizzato esclusivamente attrezzi e utensili di rame. Rame che poi è morbidissimo. E secondo questi archeologi sarebbero stati in grado, con semplici utensili di rame, di realizzare tutto quello che hanno fatto. Ci sono dei vasi di alabastro perfettamente svuotati all'interno. Hanno il collo talmente stretto che ci passa a malapena una rosa. E dentro sono stati completamente svuotati e fatti diventare sottili come vetro. E secondo voi con cosa hanno scavato quell'alabastro? Grattandolo con un raschietto di rame? Queste sono tecnologie talmente avanzate che presuppongono l'utilizzo di determinate energie, di determinati macchinari mossi da energie.
Ora lasciamo stare le raffigurazioni su cui è stato tanto teorizzato di lampade, per esempio nel tempio di Dendera, che è un tempio antichissimo ma che è stato ricostruito completamente in epoca tolemaica. E questo tempio è molto famoso non solo per le raffigurazioni astrologiche e per l'oroscopo, per il cielo stellato che vi è raffigurato, ma anche per delle raffigurazioni di queste misteriose lampade, di quelle che a tutti gli effetti sembrano delle lampade elettriche. E in effetti molti edifici di epoca dinastica egizia sono state realizzate delle pitture talmente fini e talmente belle in camere sotterranee ad elevate profondità senza l'utilizzo di torce, perché la torcia, la classica torcia, lascia fumo, lascia fuliggine e rende affumicate le pareti e in particolare i soffitti. Ne sa qualcosa, per esempio, la Cappella Sistina, ne saranno qualcosa gli affreschi di Michelangelo. Ah, ecco le lampade di Dendera che stavamo menzionando prima. In Egitto esistono diverse raffigurazioni simili. Quindi, se pensiamo che in tante camere sotterranee, in tante tombe, anche della Valle dei Re, sono state realizzate pitture raffinatissime senza l'utilizzo di torce, in ambienti completamente bui, è chiaro che dovevano avere una fonte di energia che non era quella delle torce. Poi sono state trovate anche batterie, parliamoci chiaro, le hanno trovate nell'impero persiano, le famose pile di Baghdad che sono conservate in vari musei dell'Iraq, che sono state anche ricostruite ai giorni nostri, dimostrando che avevano degli elettrodi di rame con una base acida all'interno, erano dei vasi in terracotta che costituivano da batterie praticamente. All'interno c'era una soluzione acida, c'erano degli elettrodi di rame e emanavano un voltaggio non eccessivamente alto, ma in grado comunque di utilizzare piccole apparecchiature. Queste sono per esempio alcune delle pile di Baghdad. Molto probabilmente si servivano di queste batterie per tecniche anche orafe. Per la galvanica, per la galvanizzazione dei metalli e forse anche per uso medico, per terapie che necessitavano energia elettrica, o qualcosa come la moderna ionoforesi, per esempio. Ma non possiamo escludere che se ne servissero anche per l'illuminazione. E questo autore che ho menzionato prima, tra l'altro che è autore di uno degli articoli che sono presenti in questo libro, che ho poc'anzi menzionato, che è La storia proibita, curato da Douglas Kenyon, il direttore di Atlantis Rising, questa bellissima rivista americana. Christopher Dunn, ipotizza che la Grande Piramide fosse una centrale elettrica, a tutti gli effetti, all'interno della quale veniva lavorato l'idrogeno. Lui spiega poi nei minimi dettagli tutta questa sua teoria, ora sarebbe complicato esporla in video stasera. E sostiene che questa energia venisse poi immagazzinata, resti di questi procedimenti, addirittura quasi di natura alchemica, li possiamo trovare nella cosiddetta camera della regina, le cui pareti sono quasi completamente ricoperte da una sorta di salnitro, di sali, che non troviamo in altri luoghi della piramide. Lì all'interno avvenivano delle reazioni particolari. Anche quei condotti molto famosi che apparentemente portano alle stelle. È stato ipotizzato da tanti studiosi che dovessero servire per far viaggiare l'anima del faraone verso determinate costellazioni, ma l'anima del faraone, per tornare alle stelle, aveva bisogno di un condotto all'interno di una piramide. Ma secondo voi, il faraone era lui stesso una divinità? L'anima del faraone
trovava accoglienza per forza nei piani dell'aldilà preposti. Non aveva bisogno di un condotto per essere sparata in direzione di una particolare costellazione. Quelli erano degli sfiatatoi, molto probabilmente erano degli sfiatatoi di vapore che si accumulava nell'ambito di determinate operazioni, di determinate operazioni di funzionamento di questa ipotetica centrale. Chiaramente siamo nell'alveo dell'ipotesi, ma a noi piace far finta che, piace ipotizzare che. Nessuno ci vieta di ipotizzare, e poi se leggiamo veramente gli studi di Christopher Dunn, ci accorgiamo che sono tutt'altro che campati in aria. Stiamo parlando comunque di un ingegnere che con prove alla mano, con dati alla mano, cerca di ricostruire e di ipotizzare quello che potesse essere utilizzato all'interno di questo edificio. Un edificio che probabilmente utilizzava non soltanto l'energia elettrica, ma produceva anche un'energia sulla base delle onde sismiche e delle energie telluriche. Non dimentichiamoci che vari altri edifici di un'antichità remota, come per esempio la più grande delle piramidi bosniache, emettono un fascio di energia dal vertice. Questo è stato provato, testato e dimostrato con apparecchiature. Questo fascio di energia che viene emesso dal vertice della piramide e che sale verso l'alto, non è che parte dal vertice, ma parte dalle estreme profondità della piramide, parte dal sottosuolo della piramide. E sotto questa piramide bosniaca, che risale al 29.000 a.C. secondo gli esami del carbonio 14, sono state trovate varie gallerie dove c'è una particolare energia elettromagnetica, dove ci sono addirittura dei gap gravitazionali e dove succedono fenomeni molto, molto, molto particolari. Signori, qui stiamo parlando di, molto probabilmente, di una tecnologia completamente diversa dalla nostra. E qui torniamo a quel filtro della conoscenza. Noi viviamo in una società che da millenni filtra le conoscenze che devono diventare di pubblico dominio, decidendo quali devono passare e quali devono restare nascoste. E tutta la tecnologia che l'essere umano ha utilizzato negli ultimi secoli lo ha fatto perché ha ricevuto l'input di farlo. L'essere umano è stato instradato e indirizzato da determinate elite a utilizzare certe tecnologie a discapito di altre. Altre sono state soppresse perché scomode, perché non convenienti economicamente o perché troppo avveniristiche per l'essere umano. Pensiamo solo alla tecnologia di Tesla, che in buona parte è stata nascosta e occultata. E purtroppo è andata così. Quindi noi stiamo parlando molto probabilmente di una civiltà precedente che aveva delle tecnologie estremamente diverse dalle nostre, perché forse, plausibilmente, quella civiltà precedente, che era una civiltà di livello globale, piuttosto avanzata, molto probabilmente non utilizzava questi filtri della conoscenza, permettendo alle tecnologie più pulite e più avanzate di circolare, di essere veicolate. E questa è la differenza. Soltanto oggi la fisica quantistica arriva a concepire pezzi e frammenti di queste antiche tecnologie e arriva a dargli una spiegazione e un'interpretazione. Tanto è ancora da ricostruire, ma finché esistono ed esisteranno questi paradigmi voluti dal sistema che determinano questi filtri della conoscenza e dell'accesso alla conoscenza, non potremo mai con cognizione di causa capire, comprendere e assimilare la tecnologia
di queste civiltà che ci hanno preceduto. Non lo potremo fare perché non appartengono alla forma mentis del moderno essere umano. Erano probabilmente un qualcosa di talmente avanzato che l'essere umano tornerà a scoprire soltanto se si libererà delle proprie catene. Ti devo fare i complimenti, Nicola, perché un'ora e mezza è volata. 1500 persone, tra cui me, effettivamente anche in chat. Sono molto spettatore questa sera, ma sono goduta. Sono intervenuto poco, ma perché mi piace ascoltare anche di tanto in tanto, senza dire più di tanto la mia. Tanto poi io stesso sto facendo un bel lavoro di ricerca sul Museo Egizio di Torino, che poi svelerò quando sarò pronto. Però abbiamo affrontato diverse volte il tema e ti devo fare i complimenti. In ogni caso, io ho trattato, fra l'altro in questo anno e mezzo, quasi 2 anni di canale, abbiamo raggiunto le 4 milioni di visualizzazioni, abbiamo affrontato tantissimi argomenti, ma probabilmente gli Egizi e le piramidi sono l'argomento che è veramente un cavallo di Troia, perché quello interessa veramente a tutti e quello è indice che anche il più ignorante, con due mascherine, anche quando non è obbligatorio, quando sente parlare antico Egitto rimane affascinato. Quindi lì anche la persona meno sensibile, meno propensa a ciò che è la conoscenza, ciò che è stato fatto, anche il più fan del mainstream, probabilmente la sparogrossa, anche Mentana, ha capito che qualcosa di quello che ci è stato raccontato non torna. Quindi veramente seguiranno un sacco di lavori e staremo fra l'altro a vedere. In tutto ciò, prima di passare un rapido giro sull'attualità, perché per chi ci segue in diretta, 12 giugno, stanno accadendo delle cose, io mi chiedo anche quando vorranno anche comunicare l'esito della guerra, perché ormai in teoria è finita e quindi è finita dappertutto tranne che sui telegiornali italiani. Quindi non proprio. Allora guarda, ti passo la palla, perché intanto sveliamo che, la butto lì e poi approfondiamo, 25 giugno la seconda regione, avevamo svelato che era Lombardia, sempre stesso appuntamento che abbiamo fatto, abbiamo inaugurato già con Nicola a Torino in Piemonte, quindi vi faccio poi risvelare anche il tema. 25 giugno saremo a Brescia da dopo pranzo fino all'orario aperitivo, quindi vi daremo, seguiranno locandine e i numeri per prenotare già da domani stesso, quindi chi prima arriva, chi prima prenota è sicuro di poter partecipare a questo evento e vi ringraziamo in anticipo. Nicola, quale sarà il tema e il titolo? Allora, il titolo te lo farò avere domani. Faremo però una bella panoramica sulla storia e sui condizionamenti che l'umanità ha ricevuto dai gestori della Matrix. Il tema vuole essere proprio come liberarsi dai condizionamenti, come aprire gli occhi sulla storia, cominciando a farsi domande. E allora poi torno da te, perché? Perché insomma, dalle mie fonti, in teoria, dell'esercito ucraino rimane ben poco, non c'è più un esercito ucraino. No. Quindi da quel punto di vista, o veramente devono togliere la maschera ai mercenari, ai contractor, a chiunque sia lì sotto false bandiere, oppure il conflitto a fuoco quantomeno è terminato. Oppure no? Nicola, che fonti hai tu? No. Non è terminato e molto probabilmente andrà avanti ancora per settimane, perché ci sono ancora diverse unità di quello che rimane dell'esercito ucraino che stanno, per decisione folle dei loro comandi, stanno portando avanti una politica suicida, del tutto suicida. Si sono viste tante aberrazioni militari nella storia, ma mai dei comandi militari come quelli di Kiev hanno condotto il proprio esercito al massacro come,
come hanno fatto loro, mai prima d'ora, ma neanche ai tempi di Napoleone, ma neanche ai tempi di Cadorna. L'esercito russo chiaramente che sta impiegando comunque poche risorse, pochi mezzi rispetto al proprio potenziale, anche perché non ha mai voluto fare una guerra formale. Lasciamo stare quei proclami che hanno fatto anche i russi inizialmente, in una settimana spazzeremo via l'Ucraina. Sono proclami che in genere vengono fatti da politici di professione che non hanno la minima cognizione dell'arte della guerra e delle questioni militari. L'Ucraina fino al 2014 aveva un esercito in buona parte direttamente derivato da quello sovietico, aveva armamenti quasi esclusivamente di provenienza sovietica. Dal 2014 in poi, pur in maniera cialtronesca, perché tanto è stato rubato, ma l'Ucraina ha ricevuto una marea di finanziamenti, di armamenti potenzialmente più moderni e ha ricevuto un sacco di ingenti finanziamenti per le forze armate, proprio in funzione antirussa, da parte della NATO, da parte dei paesi NATO. L'Ucraina non ha avuto bisogno di entrare nella NATO, non ci poteva entrare formalmente, ma l'Ucraina di fatto è nell'orbita NATO e fino all'inizio di questa operazione militare speciale russa ospitava oltre 23 fra installazioni e basi NATO, grandi e piccole. Quindi è inutile girarci intorno, l'Ucraina era uno strumento della NATO, non soltanto per basi militari, ma purtroppo anche per biolaboratori gestiti da forze NATO, in particolare americane, dove venivano sperimentate in barba a qualsiasi trattato internazionale armi biologiche, armi di distruzione di massa e addirittura virus. Quindi una polveriera potenzialmente esplosiva. La Russia è stata costretta a intervenire perché stavano preparando un assalto alle regioni separatiste del Donbass, alla Repubblica di Lugansk, alla Repubblica di Donetsk. E la Russia non lo ha potuto permettere, e si è chiusa la finestra di opportunità e ha dovuto intervenire. La guerra è stata portata avanti a bassa intensità, ed è una guerra soprattutto di artiglieria. C'è un fuoco d'artiglieria costante che ha letteralmente polverizzato, sta distruggendo sistematicamente tutte le difese ucraine, tutte le risorse militari ucraine, tutte le postazioni. Non c'è più, non hanno più un carro, non hanno più artiglieria. Tutto quello che arriva dall'Europa, a parte viene in buona parte intercettato e distrutto, ma ne viene consegnato alle forze armate ucraine forse un 20-30%, il resto finisce sul mercato nero, va ad alimentare il traffico internazionale delle armi, finendo in Africa e in paesi asiatici. Questo è dimostrato. Quindi la guerra però andrà ancora un po' avanti, perché sì, è vero che non hanno quasi più risorse, ma ci sono ancora delle unità che vengono costrette dai loro comandi a mantenere delle posizioni in maniera folle e suicida. È solo questione di tempo, perché se l'esercito russo e l'esercito delle repubbliche di Donetsk e di Lugansk riesce a sfondare queste ultime difese del Donbass e a liberare completamente i territori di queste due repubbliche, dopo le forze armate ucraine non hanno più postazioni difensive, ci sono campi coltivati fino a Kiev. E questo lo sanno molto bene, addirittura l'esercito è già alla quinta chiamata di leva. Hanno dovuto fare una legge speciale per mandare sul teatro delle operazioni anche appartenenti a questa Volkssturm, chiamiamola così, questa guardia di difesa territoriale volontaria, dove molte persone si sono arruolate in massa all'inizio pensando di evitare il fronte.
pensavano, no, di restarsene a Kiev, di restarsene a Leopoli e di far finta di fare la guerra per strada. Invece adesso questi vengono mandati a fronte, e questa è gente di 40-50 anni, se non più, operai, commercianti, che non hanno il minimo addestramento militare, e come arrivano lì, si rendono conto della politica suicida dei loro comandi, questi o disertano o si consegnano ai russi o scappano. È solo questione di tempo, ma non credo che sia finita, secondo me andranno avanti ancora qualche settimana. Però ormai il destino è segnato. Tutto il mondo ha capito che la Russia ha conseguito con il minimo sforzo, seppur con la perdita di migliaia di uomini e di mezzi, ha conseguito una piena vittoria. L'obiettivo anche di questo dilungarsi delle operazioni da parte dell'esercito russo, secondo me, è stato quello di mettere in crisi lo schieramento europeo. Perché più va avanti questo conflitto, più l'Europa si spacca. Più va avanti questo conflitto, più il peso delle sanzioni si ritorce contro l'Europa. E questo può essere solo un bene, perché il nostro vero nemico qual è? L'Unione Europea. È l'Unione Europea dei banchieri. Se crolla quel castello lì, c'è solo da ricostruire uno migliore. Ecco, Nicola, hai pensato quando hai visto sul Corriere della Sera o della Serva, come piace chiamarla a me, quell'enorme gaffe e incidente diplomatico, un tentativo di intimidire che in realtà ha dato ancora più forte, anzi, se vogliamo fare anche una bella cascata di Z in chat, tanto chi se ne frega, no? Se li facciamo arrabbiare. Però Nicola, hai mai pensato la mattina di aprire il giornale e trovare anche il tuo volto come filo putiniano e pericoloso individuo sul quale i servizi segreti e il Copasir indagano con opere di dossieraggio, ecco. Ma guarda, ci hanno messo sacchetti, evidentemente o si sono scordati di mettermici oppure non l'hanno ritenuto opportuno. Ma c'è qualcuno che mi teme, io non so per quale motivo, ma addirittura non mi censurano neanche i post su Facebook, cosa molto strana. C'è gente che è stata censurata per poco, eh. Io ci vado pesante da anni, non mi censurano mai niente. Beh, chissà che opere misteriose e forze misteriose stiano operando da entrambe le parti, e quindi alle volte basterebbe semplicemente alzare la testa e metterci il coraggio che magari un aiuto arriva, però un Ti po' racconto come. una divertente. Mi hanno mandato oggi un video a Bergamo. Era stata messa una bellissima bandiera russa su un cavalcavia con tanto di Z sopra. Sono intervenuti polizia, vigili urbani e vigili del fuoco per rimuoverla. Sotto questo cavalcavia alcune macchine si sono fermate mentre la polizia la rimuoveva, i vigili del fuoco, e con i telefonini filmavano. La polizia è intervenuta con fare intimidatorio, pretendeva la consegna di quei cellulari. Non volevano che andassero in giro dei filmati in cui questi rimuovevano quella bandiera. Ora, chiaramente, una bandiera fissa illegalmente può essere rimossa. In teoria, cioè, niente di strano nel farsi vedere mentre la si rimuove, no? Evidentemente avevano avuto direttive, questa gente ha chiamato il loro legale, proprio legale, chiaramente, nessuno ha acceduto all'intimidazione, nessuno ha dato il telefonino. Ma per dirvi, fare intimidatorio delle forze dell'ordine, cioè pretendevano la consegna dei cellulari, perché uno li E filmava. io chiedo pubblicamente se qualcuno avesse questi video, se me li fate avere sarei ben Ce lieto l'ho, di ce l'ho, pubblicarli ovunque. ce l'ho, ce Comandami. l'ho, Li te lo metto giro dopo. su Telegram, su TikTok, li metto veramente ovunque. Anche perché sarei anche curioso di capire anche la celerità con cui tutte queste forze dell'ordine pagate da tutti sono arrivati sul posto. E magari non sono sempre così celeri. Poi quando c'è bisogno davvero, magari li aspetti
e lamentano una carenza di mezzi e di risorse lavorative, ma chissà come mai ho il sentore che in questi casi arrivano anche a sirene spiegate che manco stessero andando a salvare l'universo. Avessero messo su quel ponte una bandiera ucraina, sarebbe stata ancora lì indisturbata. Ma poi ormai è divertente vedere anche come alcune librerie possano mettere veramente ovunque settori, con, sembrano dei santuari di Zelensky. La stessa ANSA ormai mette foto di Zelensky a cazzo, così sotto altre notizie gli scappa una foto di Zelensky. Ormai veramente per il mainstream marca veramente male. Hanno perso ogni minima forma di credibilità. Sarei curioso di vedere realmente quante copie già prima di 2 anni fa, le copie vendute di giornali che si considerano importanti sono ridicole. Siamo più noi stasera in diretta di molti titoloni e giornali strapagati con fondi all'editoria e soldi pubblici, e veramente arriviamo a molta più gente noi di molte testate giornalistiche. Ma sarei curioso di vedere anche l'audience dei principali telegiornali mainstream, perché secondo me verrebbero fuori delle belle sorprese. È pieno di gente che non solo ha abbandonato il mezzo televisivo, ma appena vede un telegiornale cambia, proprio gira, non gliene frega assolutamente più niente di una propaganda pubblicitaria continua. E quindi staremo a vedere. Gli appuntamenti li abbiamo dati, quindi io vi aspetto domani sera per un'altra puntata, sempre qui su Facciamo Finta Che. Ricordate che pubblico tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 21.30, la domenica è la giornata di Nicola con il Sentiero di Atlantide, sempre in diretta o in premiere insieme a voi. 25 ci vediamo di persona, ancora grazie a chi è venuto sabato a Torino, quindi un abbraccio. Ci saranno anche delle sorprese, perché altri relatori, sempre amici di Facciamo Finta Che, voglio ringraziare Enrica Perrucchietti e Marco De Graia che sono comparsi a sorpresa a Torino, e qualcosa mi dice che ci saranno anche delle belle sorprese a Brescia, vero Nicola? Sì. Quindi staremo a vedere. Intanto un abbraccio anche a Mesbet che veglia su di noi dall'alto e ci aiuta tutta questa realizzazione di eventi e di dirette, e lascerei l'ultimo saluto, anzi io faccio subito il mio, Hari Krishna, che è un po' la mia firma digitale, è un po' l'om, se vi capita di seminare anche un po' di om su tutti i social, io lo considero un omaggio a tutto l'impegno che ci stiamo mettendo, e lascerei la fine della puntata proprio a te. Guarda, ti darei l'onere e l'onore di chiudere questa diretta insieme. Vi ringrazio per la pazienza, a volte veramente mi sembra che abbiate un'enorme pazienza ad ascoltare le mie disquisizioni. Continuate a sostenerci, continuate a sostenere questo canale che è veramente importante e che sta svolgendo un ruolo importantissimo. Fatelo conoscere ai vostri amici, ai vostri contatti, girate questi video, fateli girare, e se potete sostenete le pubblicazioni delle edizioni Aurora Boreale, perché non abbiamo finanziatori. Non abbiamo tutori altolocati, ci autososteniamo, e per noi il vostro sostegno è tutto per riuscire a fare continuamente nuove pubblicazioni e per riuscire a infrangere quella barriera del mainstream, del paradigma accademico. Il mio obiettivo è pubblicare libri più scomodi possibile e il più possibile, perché stiamo creando un nuovo modello di coscienza. Grazie Nicola. Andiamo in sigla. Hari Krishna. Ciao.